grazie. Elena contro Giffa. Pubblicità DK negativa. Contro schiacci sempre. Tu hai un'idea di questo matchup? Sinceramente no. Elena, è in vantaggio Elena, fine. È in vantaggio Elena, sì. Arriva un commento del dottore. Vabbè, Elena non esiste nel gioco, parliamoci chiaro. Non la puoi toccare. Non la puoi toccare, non puoi sperare di punirla, non puoi fare nulla, quindi... Esatto. Però vabbè, Zangief comunque i suoi tool ce li ha, cioè... Se entra, comunque il danno glielo fa. Io ne dubbio... Quando e come entra... Sì, quella debole. Con Bettina, sicura. Solito giochetto, e poi poteva anche tenerla, eh. Ah, non era completa questa, con la fine dell'animazione? Ah, ok. Intanto pressa lì probabilmente per mettere un fugo di quelli con la chat. Adesso chiedo il bracket almeno per farlo mostrarlo in chat, così qualcuno avrà un'idea di cosa sta succedendo a schermo. Kenya contro Russia, vabbè. Non ci affidiamo alla nazionalità dei personaggi. Quando nel prossimo match però nella prossima pausa. Mano verde a caso, scalciata di Elena e come vedete vince. Entrava lo 3-1, lui che l'ha messo male. Vabbè, c'è anche da dire, lo stress di affrontare Elena obiettivamente è grande. Mano verde per muoversi, scappano via, intanto giustamente sto parlando alla gente. Il drive X. Perché magari loro vedono Elena, dicono vabbè è un personaggio femminile, con un po' tutti i personaggi femminili, magari non è chissà che, va. Passa sotto. Però no, al contrario. Cammy, vabbè, l'indebolita nell'ultra, è sempre un valido personaggio. Non si vede più come prima, diciamo. Come... Hai ragione. Ok, parliamo con Mazin. Sì, esattamente. Come va Eval questo match? Come va? Match strano. Io personalmente non ho mai visto Elena. Sì, sta vincendo Elena, ma... Ti darò un indizio, non mi sembri attento. No, sono attento, ma... Vorrei dire qualcosa per esperienza, ma finora non ho visto nemmeno online incontri Elena contro Zangief, sinceramente. So che Sakonoko rulla in Giappone con Elena a bestia proprio, però... Daigo ha dichiarato però che Sako è forte ed è Elena ed che è Elena che è scarsa, dicendo che se uno sa come giocare contro Elena è scarsissima. Come però... anche il buon Pana, che non è qua in questo momento... Diceva spesso in altre situazioni. Sì. Mi ricordo a Pompei dove mi spiegava. Oh, mamma Presa. Mia! Bellissima. Bella. Bravo DK. Esatto. Però deve tenerla in pressione all'angolo. Giusto, continua. Fai pressione. Insomma, persa debole. Niente. Subisce overhead e combetta a seguire. Alla faccia della combetta. Vabbè, un personaggio... Io userei una parolaccia, ma... No. C'è qualcuno accanto a me che già l'ha usato al posto mio. Usarla. Combetta dai colpi bassi. Perché, giustamente, il gioco di Zangief è molto standing, no? Pugno medio. Sì, quello c'è. Ed Elena invece entra dai colpi bassi, quindi comunque un vantaggio c'è sicuramente. Io penso ormai l'incontro... C'è anche secondo me, senso unico. Macello. C'è poco da fare. Mamma mia. Sì, vabbè. Però, prima avevo detto che gli interi erano scarsi, li tiro tutto. Perché vedo che comunque secondo si rialza fa quella specie di short legs. Sì. Vabbè, ma i tool Elena li ha. Vedo. Stretta di mano, 2-0, pulito a casa. Io lascio il commento a buon Gramazio. Ci Bella vediamo dopo. Eval. Ciao Eval. Bella Mazin. Ma tanto siamo qua all night long.